A Scalea, una giornata qualunque dell'estate calabrese, la lingua più parlata in spiaggia però non è l'italiano ma il russo, merito degli imprenditori locali che sono riusciti a fare sistema. Ce ne parla Ilaria Raffaele. Benvenuti in Calabria, in Scalea, perché qua è un posto meraviglioso. Venite in Scalea, così incontrerete la gente perfetta. Non è la Russia, è Scalea. Qui in pochi anni sono stati 400 gli appartamenti venduti per caso. Dopo ho preso subito la palla al volo, come si suol dire, no? E quindi quasi per scherzo ho detto ad una persona che portava i russi, e io faccio anche corsi di cucina, e quindi se sono interessati per dei corsi di cucina sulla cucina mediterranea, sulla cucina calabrese. E lei ha detto guarda che sono interessati, e così è nato questo rapporto. Io mi ricordo i primi tempi, andavo in giro nei vari locali, traducevamo i menu in russo per agevolare sempre questi pochi clienti all'inizio a farli capire. E così che alcuni imprenditori decidono di mettersi in rete, creano un canale di comunicazione diretto con le agenzie turistiche in Russia e si fanno conoscere. Questa è una rivista nazionale praticamente, che è uscita per tutta la Russia, dove si parla della Riviera dei Cedri e della nostra cucina, dei nostri prodotti e del nostro territorio. Il risultato non si fa attendere e adesso il turismo locale può contare su un flusso costante di curiosi che dalla Russia vengono a scoprire Scalea. Soddisfatti loro, soddisfatti gli imprenditori, non resta che augurare a tutti buona vacanza nella Scalea russa. Всем привет, приезжайте в Скалею, здесь очень здорово, очень классно. Thank you.